Svegliati Alessandria, oggi è il 2 giugno 2020. Ci troviamo qui ai giardini Usuelli di Alessandria, quartiere Pista. Ecco, abbiamo l'immagine di una fontanella. Buongiorno professore, ci spieghi un po' il problema. Buongiorno. Qui. E innanzitutto vorrei che si vedesse come gli italiani, che sono stati considerati come dei minorati a questo punto, tant'è vero che questo parco l'hanno chiuso, sono tranquillamente posizionati lungo i giochi, tranquilli, senza assembramenti. E però il problema che io volevo segnalare è questo. Sì. Aspettiamo che c'è una bambina. Sì. Non funziona. Siamo venuti per questo apposta. Se magari la toglie, se non la riprendiamo. Allora, ecco, il problema è questo. Non funziona questa, da mesi non funziona questa fontanella. Cosa succede? Ve lo faccio vedere io perché frequento tutti i giorni per via dei cani. Ecco, qui giocano a carte, stanno tranquilli. Andiamo a vedere. Venite, cosa succede? Succede che, come avete notato prima, un bambino voleva bere e non ha potuto bere perché l'acqua non c'è. Cosa succede? Succede che questi bambini, incuranti anche della segnaletica e del pericolo, entrano nell'area cani. Entrano dentro l'area cani, di qua e di là, perché nell'area cani c'è una fontanella. C'è la fontana, naturalmente. Questo crea da un lato una situazione di pericolo e anche dall'altra dei conflitti, insomma, tra abbastanza evidenti, cani, no? E quindi ecco, andiamo, vedete, questa è l'area cani. Ecco, lì c'è la fontana che funziona. Guardiamo subito, facciamo una zoomata senza entrare dentro. Ecco, e quindi i bambini che vogliono bere entrano dentro creando dei problemi notevoli. Ciao bello. È un brettoncino. Sì, ciao bellissimo. Quindi anche questo è una situazione da mettere a posto, cioè aggiustare abbastanza celermente, perché è molto tempo che non funziona. Ma già che ci sono, vi faccio vedere un altro problema che ho evidenziato venendo tutti i giorni in quest'area. Allora, hanno tagliato l'erba, ma probabilmente col vece spogliatore hanno anche tagliato la rete in basso. Adesso vi faccio vedere dove, vedi, qua avevamo già fatto dei rattoppi, vedi, avevamo raddoppiato la rete. Qui sono i proprietari dei cani che in pratica facciamo il fai da te. Vedete qua c'è tagliato, ma vedete come sono stati tagliati, guarda. Qui un cane piccolo può tranquillamente uscire, scappare. Tagliato con il vice spogliatore. Guardate qua invece la situazione. Il mio cane ad esempio stava scappando. Vedete? Sono buchi. Esatto. Guardate, proprio staccato completamente con i vice spogliatori. Guardate qua. Anche qua. Controllano le reti che si scappano i cani. Vedi? Ecco qua. Vedete? Cioè, con il vece spogliatore hanno tagliato senza curarsi. Guarda, creando un danno notevole. Certo. Il mio cagnolino stava scappando da qua. Vedete? Qua? Qua? Sono stati proprio tagliate. Guarda. Ecco. A questo punto un piccolo sforzo lo deve fare l'amministrazione, perlomeno fare dei rattoppi, mettere dei raddoppi. Chi ha causato il danno, ecco. Sì, oppure l'impresa che ha causato il danno. Perché qui è evidente, perché lo dico con certezza, perché prima del taglio dell'erba questi varchi qua non c'erano. Certo. Quindi io sono sicuro. Sono sicuro e chiedo, guardate, un pincher, un Jack Russell, cani
dei bassotti possono tranquillamente scappare. Facciamo vedere bene. Se da un lato uno ha una buona intenzione di fare un lavoro fatto bene, poi... E poi si trova il cane... In mezzo al giardino, con tutte poi le conseguenze, multe e altro ancora. Per esempio anche i bambini da là, avete visto una bambina che non avendo l'acqua... Tanto guardiamo questa fontanella. Vengono qua ed entrano senza... tanta reticenza, ecco qua funziona, anche di là funziona, qui funzionano, quella là non funziona, bene. Quella all'esterno. Sì. E a questo punto direi di intervenire, ma anche aggiungerne un'altra, perché una fontanella con un'area, guarda com'è vasto il giardino, una fontanella lì è troppo poco, metterne anche un'altra in un'altra posizione. Va bene. Credo che in economia e utilizzando il personale che è già in dotazione e facendo i rattoppi qui, facendoli fare alla ditta che ha procurato il danno, si possa mettere tutto a posto prima dell'inizio pieno della stagione. Perfetto. Arrivederci a tutti.